Tu hai presente i musei italiani? Sono evidentemente, se mi lasci parlare 3 minuti, poi se mi devi interrompere ti mando a cagare. No, no, lasciami parlare 3 minuti, fai così, ti rompo il cazzo. È una minaccia o si ragiona, siamo in 4. Però stiamo sul tema, fai così, io ti faccio il tema parlare. È il tema economico, sì. Ti spiego come si può guadagnare. Sì. Noi abbiamo 450 musei di Stato e ne abbiamo 4.000 di varia natura. Non ci va nessuno. A Bologna hanno inventato una cosa bizzarra, che è l'esposizione di un dipinto di Vermeer, la donna con l'orecchino, che tutti conoscono, le code, i musei sono vuoti, pieni di capolavori. C'è un Raffaello a Bologna, non ci va nessuno a vederlo. Allora, occorrerà pensare l'orario dei musei. Sono aperti esattamente quando le persone lavorano. Il cinema, quando è aperto? Di pomeriggio. Allora tu fai così, la mattina, basta che uno ci pensi, io non sono il ministro, la mattina tieni aperti i musei per le scuole e per gli stranieri in gruppo. Il pomeriggio apri alle 4 e tieni aperto fino a mezzanotte. E metti un ristorante dentro il museo e fai funzionare queste macchine in cui la formazione, l'educazione e i musei fanno parte dell'economia italiana, perché siamo il paese più ricco del mondo. Allora, i nostri governanti sono come i governanti delle Maldive che pensassero di stare in montagna. Questo pensano. Cioè, tu pensi a uno che sta alle Maldive e dice guarda che bella montagna. Qui da noi non sanno un cazzo, non sanno dove sono. Ignorano tutto. Agnelli, raccontavo qualche settimana fa, quando votò Scalfaro, non era mai stato a vedere Piero della Francesca ad Arezzo. Allora, uno che non conosce Piero della Francesca, sembra un fatto scolastico, ma è come se non conoscesse gli spaghetti alla matriciana. Ed ecco che arriva lui. Tu hai quel libro lì che non hai fatto vedere, ma non è perché tu lo faccia vedere. Il più grande pittore d'Italia, il primo, è Giotto. Giotto, per dirti com'è la storia, lui mi dice vorrei venire con te a vedere gli scrovegni. Sai come sono stati fatti gli scrovegni? Non lo sai. L'autore degli scrovegni, che è Giotto, lavora per Enrico Scrovegni, che era figlio di un usuraio. Esatto. L'usuraio degli scrovegni ha determinato... Neanche questo fanno da noi. Usassero i soldi, questi banchieri di merda, per finanziare delle cose importanti. Rubano e basta. Rubano. Allora, questa gente che ruba, occorrerà che lo Stato, quando tu governi, non è che devi favorire quelli che sono ricchi e umiliare quelli che sono poveri, devi governare per tutti. Ora, noi siamo senza governo. Io saprei come governare, mi candido a governare. Se tu mi dai il settore che io conosco, la sanità, dico, ma perché la sanità non funziona? Perché è pieno di falsi malati, i quali si consolano con le medicine. Ora, se tu hai una spesa dell'80% del bilancio dello Stato per la sanità, occorrerà che tu riesca a comprimerla. Non dico che non devi curare i malati, ma i malati veri, non quelli immaginari. Siamo con una corruzione. Mancando l'intelligenza, manca il governo. Il governo discende da persone che ragionano sulle cose. Non ci sono. Non ci sono. Posso interromperti, Vittorio? No, spero di sì. Ho finito il discorso. Tornando, così. No, vabbè, ti lascio così perché è il mio lavoro.